vittoria Fluminense, ultimo test degli azzurri prima dell'esordio mondiale contro l'Inghilterra. Si gioca a volta redonda Rio de Janeiro. Prandelli si affida ad un inedito 4-3-3, dando spazio a chi fino ad ora ha giocato meno. Tra i pali c'è Perin, in attacco il tridente Cerci, Immobile e Insigne. 22esimo minuto di gioco, Parolo verticalizza per Immobile che vede al centro Insigne, tutto solo, appoggia in rete il comodo pallone del vantaggio azzurro. Dunque Italia alla prima occasione colpisce la poco attenta difesa del Fluminense. 1-0, prova a rispondere la formazione avversaria, si destreggia al limite Conca che allarga sulla destra per Gustavo, cross teso sul secondo palo per la corrente Chiquinho che tutto solo appoggia in rete l'1-1. Nella circostanza si fa trovare impreparata la retroguardia dell'Italia, dunque tutto da rifare. 31esimo minuto, calcio di punizione dalla sinistra di Insigne per la testa di Immobile che trova l'inzuccata vincente. Davvero pregevole lo stacco aereo del neoattaccante del Borussia Dortmund che beffa la retroguardia avversaria. Prova a rispondere il Fluminense con questa azione sulla sinistra travolgente di Carlinhos, ma è decisiva l'indecisione di Perin che non riesce a trattenere la conclusione non certo irresistibile da parte dell'esterno brasiliano. Si va all'intervallo sul risultato di 2-2 tra Italia e Fluminense. Nessun cambio ad inizio ripresa e all'ottavo minuto attenzione al sinistro giro di Cerci e Immobile che si fa trovare pronto sul tap-in vincente. Nuovo vantaggio da parte dell'Italia. Spietato l'attaccante del Borussia Dortmund al nono minuto di gioco, verticalizzazione di Thiago Motta ancora per Immobile che beffa l'estremo difensore avversario con un astuto tocco di esterno destro, poker dell'Italia e tripletta da parte di Ciro Immobile. Due gol nel giro di poco più di un minuto, Fluminense frastornato. Attenzione all'erroraccio al decimo di Chiquinho che lancia in porta ancora Immobile, assist al centro per Lorenzo Insigne ed è spettacolo da parte dell'Italia che si porta sul 5-2 scatenato. Il duo ex Pescara Insigne Immobile. Al sedicesimo Prandelli approfitta dell'impegno non ufficiale, getta nella mischia ben 9 giocatori. Rimangono in campo i soli Darmian e Parola. Attenzione al diciannovesimo all'acuto improvviso da parte del Fluminense con il neoentrato Matheus Carvalho. La sua una prudenza che fissa il risultato finale sul 5-3 fino al triplice fischio del direttore di gara Marcelo Dalima Enrique. A 6 giorni dall'esordio contro l'Inghilterra, Prandelli ha risposte importanti dai suoi, soprattutto dall'attacco. Immobile Insigne, su tutti.